Hey everybody, Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019. And there were some tears shed there. Man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch. Means a lot that this podcast is happening. And the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. And I appreciate you as well. And I guess you liked also my TNA run. Man, if you liked the TNA run, I always ask people, I'm always curious, you know, what about the Joker? That Joker character for me was one of the funnest times I had in my whole career, believe it or not. One of. So it's really high up there on my list. It means a lot that you appreciated that. Hope you're appreciating all that's going on with AEW right now. I'm in Boston right now. We're going to do Dynamite tomorrow night live. So be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there. From the Stinger. Questo programma non è soggetto a infezioni. Okay, Professor. Hey, you hear my phone ringing? That's yes. Yes. Yeah, I got to tell Vince McMahon I can't make Monday night. Hey, look here, Vince, I'm sorry. I'm on a podcast. Call back later. Okay? Fantastic. All right. It's showtime. Ebbene eccoci a tutti signori, Pro Wrestling Culture, episodio 194 del PWC, qui con voi The Real Messiah and Your Inspiration, Aldo Fiadoni, e qui con me, ladies and gentlemen, il professore Matteo Pagliarella. Ciao prof! Ciao amabile Messiah! Ben rivisto, eccoci. Ben rivisto. Beh, perché dico ben rivisto? Perché a parte questo è un regalo del prof, bello fresco fresco, Bullet Club, AJ Styles, meraviglioso, too sweet a te prof. Ma ci rivediamo dopo essere stati l'uno di fianco all'altro la scorsa domenica durante lo show della EPW, la European Pro Wrestling, che dopo 5 anni torna a fare eventi dal vivo e lo fa in grande stile a Stazione Birra con EPW Reloaded featuring IWA, ovvero Italian Wrestling Association. Prof, vuoi darci, io già ho dato un mio commento disponibile nell'episodio 192 del PWC, e riferimento anche nella live di ieri su Instagram, quindi potete recuperarlo anche sulla pagina Instagram del Pro Wrestling Culture. Prof, un tuo commento inerente l'ultimo show appunto della IPW svoltosi la scorsa domenica. Intanto ho sentito in maniera molto interessante la tua disamina dell'evento, e io invito anche chi ci sta seguendo in chat di andare a recuperare invece la mia intervista di ieri su Tiger Mask, che secondo me è un contenuto di assoluto valore. Kirio e la caverna di Platone. Caverna di Platone. Quindi molto interessante, è stato veramente molto interessante. E parlando dell'evento che c'è stato domenica, è stato molto interessante.
molto interessante, cioè, si respirava parecchia area di wrestling, come era i vecchi tempi, come era quando ci siamo conosciuti dal vivo io e te allo show VW, Total Honor, quindi... Il famoso Total Honor del 17 famoso... ottobre 2015, AJ Styles contro Christopher Daniels. Il famoso Total Honor. E, è stato molto interessante. Molto interessante vedere la tensione di alcuni membri, perché poi alla fine io e te siamo arrivati abbastanza presto per il VIP package che avevamo. Sì. E abbiamo avuto modo di parlare con gli atleti, con i lottatori che avrebbero di lì a poco partecipato a questa grandissima serata a tema wrestling, e si percepiva nell'aria un qualcosa di molto interessante, che però aveva un po' un sapore di nostalgia, cioè un dire che tornava. Probabilmente sì, era quello l'obiettivo alla fine. I ragazzi della Roman Dynasty che tornavano, sì, dopo quello che... cioè dopo i loro primi debutti nel periodo del RVA, quindi è stato molto 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 bello. E poi la cosa più bella probabilmente è stata la compagnia, perché tu avevi la tua signora, ma io e te avevamo anche tanti amici l'intorno, che poteva essere Diego, il presidente della WA, c'era Andrea, che abbiamo rivisto dopo... Marco Ercole, Luca Miro e Peonia. Luca Miro, c'era Marcus Valentine, che in quell'occasione non lottava, sì, c'era Tulelli, quindi è stata un qualcosa di molto, diciamo, da fan di wrestling, perché non succede di avere una situazione del genere. È stato un evento molto ben organizzato. Forse l'unica cosa che posso recriminare all'IPW, ma credo che loro forse si siano trovati un pochino spiazzati, perché c'è stata l'assenza di uno dei lottatori che erano stati annunciati, sostituito direi magistralmente da Max Peach. Avevano annunciato meraviglioso Max Peach. Comunque, se mi concedi, io vorrei ribadire parole per Max Peach, veramente un talento cristallino. Io gli ho scritto in privato proprio ieri, non so se mi ha risposto a letto, non ho controllato onestamente. Però ci ho parlato io quando stavamo lì quella sera. Max Peach è stato qualcosa di allucinante, migliora di volta in volta, davvero. È uno spettacolo vederlo. Intanto buonasera alla chat. Ciao Gioda, grazie. Questo è un regalo del prof. È un regalo del prof. Quella è storica, ragazzi. Cioè, quella là non è la ristampa che è stata fatta in occasione del Bullet Club nuovo. È storica. Veramente meraviglioso. Meraviglioso. Miro nazionale, assolutamente. No, davvero, Max Peach è un talento è patrimonio nazionale per me. È giusto che gli abbiano dato i titoli nella Milan Wrestling Federation, quelli di coppia. E spero che possa prendersi qualcosa di più anche più in là. Vai, puoi continuare il tuo discorso, scusami no, ma non ti preoccupare. Come dicevo, era stato annunciato un atleta arabo che però non è stato presente. Sì. E è stato annunciato Peach, nessuno se lo aspettava, noi l'avevamo un po' intravisto. Voi non mi avete visto, però sì. Poi vabbè, lo dirò, il match tra lui e Luke Astaroth è stato veramente importante. Astaroth pure, nonostante la stanza lui... magari viene da pensare che invece è mostruoso. No, la potenzialità, penso, ne nascono veramente pochi. Sì. Vabbè, ci sta. Primo match, Flowey contro... No, De Witt contro Gabriel, divertente. Sì, divertente. Gabriel, lottatore di tutto casa. Come sempre. Gabriel, lottatore di casa. Abbiamo visto quella sua. È stata anche pubblicata la reverse frog splash che fa, ovviamente con la presenza di Fury. Diciamo che tutti quanti i match dove era presente il Dogma sono stati un po' condizionati da Fury, sia questo che quello tra Maria May e Queen Maya, e poi nel match appunto tra Astaroth e Peach sono stati un po' condizionati. Lo zampino di Fury c'è in tutte e tre le vittorie, anche se posso dire, mi permetto di dirlo, i lottatori all'interno dei match
avrebbero potuto vincere tranquillamente anche senza l'aiuto di Fury, perché quello che hanno fatto, quello che hanno dato all'interno del ring, è stato veramente molto interessante. Anzi, la spear di Astaroth è un qualcosa, penso, di devastante, uno di quelli che la esegue meglio, se non sbaglio il ragazzo ha qualche passato in, non so se in football americano o comunque qualcosa del genere, perché lì a Roma ce n'è parecchio. E qui Maya, c'è da dire che forse Astaroth è quello che ha fatto la performance tra i tre, quello più decisivo, nel senso quello sì, più capace di far capire posso vincere anche da solo. Certo, 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 è vero. Anche perché nel match tra Pimai e Maria May, Maria o Maraia, come la vogliamo chiamare, si è andata da fare. Ha fatto il suo e il match non mi è dispiaciuto. Anzi, ci sono stati belli scambi, belle situazioni. Non mi è dispiaciuto, come non mi è dispiaciuto il match tra David e Gabriel è un po' in una situazione di rinascita, ha bisogno di un, secondo me, di un'evoluzione del suo personaggio che in questo momento lo sta facendo un po' stagnare, non a livello di qualità in ring quanto a qualità di personaggio. Probabilmente ha bisogno di un repackaging. Sì, ho bisogno un pochino di un repackaging e di capire se riesce a fare bene il face come lo sta facendo adesso, oppure se ha bisogno di tornare heel, e l'heel lo sappiamo, lo sa fare molto bene. Sì. Poi c'è stato Flowey contro Blasco, che è stato un divertimento totale, cioè è stato bellissimo Flowey contro Blasco, con la vittoria di Flowey, con uno schieramento bellissimo. Io credo che Flowey davvero dal punto di vista di character sia la scommessa migliore dell'AEW e del wrestling italiano in generale, davvero è stato vero, fantastico, vero, poi vero. Quella vittoria, bel momento, spero pubblichino quel match perché mi voglio rivedere la parte in cui gli salto addosso e lui conseguentemente salta addosso a me lo voglio rivedere quella parte, è stato bellissimo. Blasco si è comportato molto bene, veramente molto bene. Blasco, cioè, se ne possono dire di tutti i colori su Blasco, per le sue credenze politiche, non quello che vogliamo, ok, che poi sono cose che alla fine non hanno nulla a che fare con il wrestling. Il ring è un'altra cosa, però il ring, Blasco è qualcosa di allucinante. Io vorrei sdoganare questa cosa, ragazzi. Ognuno ha le sue proprie, ha le sue idee e siete liberissimi. Siete liberissimi di condividerle o rigettarle totalmente. Però il ring è un'altra cosa. Il ring è un'altra cosa. La persona è un'altra cosa. Io parlo bene o male con tutti, ormai li conosco tutti quanti molto bene per via dei miei vissuti all'interno della WWE. E ragazzi, di persona sono altre cose. Per me Blasco è uno, cioè se tu a Blasco chiedi di fare un match di vecchia scuola, lui ti porta a scuola durante un match, ma ti ci porta veramente. Quindi per me il match è stato veramente molto molto buono e l'ho apprezzato tanto. Secondo me di heel come Blasco e come sanno parlare, ricordiamo solo una cosa, amabile Messaia, e io su questa cosa vorrei farci porre l'attenzione di tutti. Fare l'heel e dire le parolacce è facile. Sono due cose diverse. Fare l'heel, anche due cose diverse. Fare l'heel che dice le parolacce e l'heel. Fare l'heel e rimanere sempre nel linguaggio corretto è un'altra cosa. Vi faccio l'esempio di un Blasco. Blasco, un vai a... non ve lo dirà mai, però magari vi dà degli imbecilli. Sono due cose molto diverse, ragazzi, Sono veramente due cose molto diverse. A parte questo, vittoria di Flowey, meritatissima, ci voleva. Poi successivamente, se non sbaglio, il match di Queen Maya contro Mariah May, buono, ne ho già parlato, pausa. Nel frattempo c'era Andrea della Break Pro Wrestling che ci riempiva di birre. Sì, a un certo punto mi sono ritrovato con un bicchiere di birra in mano, va bene, ok. Intanto ricordiamo di seguire le pagine social della Break Pro Wrestling, proprio perché ci sono delle novità in arrivo, novità interessanti di questa annunciato il reveal della cintura proprio oggi, e tra l'altro potete recuperarvi anche alcune chiacchiere già fatte con il buon Andrea
proprio qui sul Pro Wrestling Culture, episodio 190 denominato Estasi, quindi lo trovate nel canale Spreaker, Spotify.